vedere se non c'è neve. Sicuramente avete visto il video dell'uscita a meno 4 gradi sulla neve, bello, 2-3 volte l'anno. Di più la neve a me dà un po' fastidio, preferisco andare a pedalare su un terreno dove mi permette di andare in bicicletta e dove non devo cercare di stare in piedi un po' così a caso, e quindi vado a cercare un posto senza neve. In realtà questa uscita quasi obbligata è per continuare a testare la Trek Rail 9, quindi la e-bike da 170 mm di escursione di Trek. Sto facendo una cosa molto poco eticamente corretta dal punto di vista ambientale, nel senso sto andando alla partenza del giro di oggi in macchina, e la partenza del giro di oggi dista da casa mia normalmente 10 minuti in bicicletta. Il problema è che è completamente pieno di neve e soprattutto sono sicuro che la parte in discesa per scendere, che è sempre all'ombra, sarà tipo una pista da pattinaggio su ghiaccio, quindi no grazie. In teoria dovremmo riuscire a girare senza neve. Allora, quando vado a fare le uscite e sono da solo, una delle cose che mi preoccupa di più è perdere le chiavi della macchina. Quindi mi hanno insegnato un piccolo trucco, che è sostanzialmente fare una cosa stranissima nel momento in cui si chiude la macchina e si mettono le chiavi in tasca. Quindi in questo caso io, c'è chi fa un battito di mani, chi salta, chi fa un urlo, io faccio un giro su me stesso, così so, nella mia testa mi ricordo che ho fatto una cosa talmente strana e che ho chiuso la macchina, controlliamo, e ho le mie chiavi in tasca. Ciao! Ci dovrebbero essere 5 gradi, quindi oggi sciambola, come si dice dalle mie parti comasche. Oggi veramente quasi caldo, 5 gradi, tanta roba. Normalmente salgo, mi guardo un po' in giro per cercare di capire come saranno le condizioni del sentiero. In teoria quello che vedo è che tutto quello che è a sud pieno, quindi che ha preso il sole, è super pulito. E tra l'altro con un terreno che secondo me è ottimo, perché quell'asciutto bagnato su cui le Pirelli Scorpio S che sto usando tengono da Dio, ma dove non era proprio sul pieno vedo che un po' di neve c'è. Più o meno questa è l'esposizione del sentiero, quindi sarà un po' più bagnato di quello che pensassi. Ma di neve ce dovrebbe essere poca. Ecco, si cambia leggermente esposizione, subito boom la neve. Vabbè, vediamo un po'. L'idea è quella di fare, se è bello fare due giri, se è uno schifo torniamo al furgone e via a casa. Però invece queste sono le belle notizie. Qui sembra che si sia pulito. Sembra bello pulito. Sentiero si chiama Enduro Wonderland e questo dovrebbe già dirvi tutto. Oh, super slippery. Super 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 slippery. Ma queste sono le condizioni dove devo dire che le Pirelli veramente danno il meglio di loro stesse. Se fosse tutto così, ragazzi, veramente top. Se tocco il freno davanti sono per terra, ma dai, buono. Eccolo, mi sa che sono anche un po' basso di pressione dietro. Thank you.
quella volevo entrare un po' saltando, ma mi sono ricordato di quella radice dritta che già d'estate ti fa patire oggi qua. Bonjour. Bonjour. Viste le condizioni, potrei provare anche a salire più in alto. Olè. Sentieri in condizioni più che ottime per quello che, di quello che pensassi. Quindi grazie alla mia bella endurona e bike vado a farmi un secondo e un bel terzo giro, e oggi abbiamo fatto un bel po' di tecnica. Veramente mi sentivo bello tosto, però non infattibile. Però forse è andato Vittorio un po' troppo presto. Bonjour. Figaf, eh? Sì. Non so se è acceso la camera o no, infatti è accesa. Boom boom, niente com oggi. Questo è un bel sentiero, veramente bello, è forse uno dei miei preferiti, soprattutto a fare con le biciclette da cross country, perché è veramente bello divertente. È così bro che è caduta la GoPro. Ah, qua ci arrivo sempre troppo lento. Devo arrivarci molto più veloce. Comunque chi ha costruito mica va veramente a 200 all'ora. Aia. Ragazzi, ah, la caduta più ridicola della terra. Che ridere, che caduta ridicola veramente. Ah, mi sono anche quasi fatto male. Giro 2 fatto. Giro finito. Alla fine abbiamo fatto 3 discese, quindi una bella ora e mezza di allenamento sulla tecnica, niente niente male, su un terreno divertente dove si riusciva a girare bene, ma comunque impegnativo. Temperatura ottima. Adesso cappellino, ci togliamo questa giacca.